vicepresidente Alessandro Piana, assessore alle politiche agricole. Situazione peste suino, c'è un punto su questa vicenda? Sì, intanto non interessa alla provincia di Imperia come nemmeno quella della Spezia. È una realtà che interessa a alcuni comuni dell'entroterra genovese e alcuni comuni del Savonese. Diciamo che la nuova ordinanza che è arrivata ieri da parte del dottor Caputo, che è il commissario straordinario all'emergenza a livello nazionale, tiene conto di tutta una serie di interlocuzioni che avevamo già avuto con il presidente Toti, il sottoscritto, l'assessore Grattarola, proprio con il commissario, che tenesse in considerazione un aspetto predominante che caratterizza la regione Liguria, ovvero di essere una regione smart e aperta agli sport all'aria aperta, dal trekking alle bike e a tutte le sentieristiche che abbiamo alle nostre spalle. Abbiamo limato leggermente quelli che erano alcuni aspetti dell'ordinanza proprio per evitare ulteriori pratiche burocratiche ai comuni per quanto riguarda poi i permessi nell'istituire gare in quei determinati areali. Quindi diciamo che tutto sommato è un'ordinanza positiva che ha tenuto in considerazione quello che già avevamo detto e che sicuramente dà delle aperture per quanto riguarda l'eradicazione e l'abbattimento dei cinghiali, usufruendo dei cacciatori che poi sono, diciamo così, i conoscitori massimi di quei determinati territori.